Ah, Rauco, quanto ti invidio, che ste robe te non le devi fare! Bentornati a Team Travel, dopo un tempo non indifferente, perdonate, meglio di così non potevo fare. Oggi, nell'attesa di scoprire come verrà realizzato ogni singolo dettaglio di Avengers Age of Ultron, andremo a parlare di qualcuno di quei supergruppi che sono approdati nelle sale cinematografiche ben prima della tanto acclamata pellicola di Joss Whedon. Why not? Prendendo come al solito i nostri tre esempi calzanti e facendo come al solito un enorme smacco ai tanti titoli che non si possono citare per problemi di tempo, come ad esempio Le 5 Leggende o il ben più recente Big Hero 6. Oggi vogliamo percorrere una strada variegata per il cinema fatto dai supergruppi, cominciando da un tartassatissimo film prodotto dalla 20th Century Fox e diretto da Steven Norrington, ispirato all'omonima, almeno in lingua originale, graphic novel di Alan Moore. L'idea di base è riunire buona parte dei personaggi letterari più famosi, tra cui Dr. Jekyll, Mina Harker, il Capitano Nemo, per utilizzare le loro qualità e sconfiggere i malvagi piani di conquista del mondo del professor Moriarty. L'operazione non attecchisce sul pubblico, il quale si ritrova di fronte ad una pellicola che è totalmente diversa rispetto all'opera a cui si ispira. Il film, infatti, non è niente di più che il classico action movie americano che giocherella un po' con i suoi personaggi, senza però approfondirne neanche uno e lasciandosi un po' dimenticare. C'è da dire comunque che a distanza di più di 10 anni la leggenda degli uomini straordinari riesce ancora oggi a divertire e a far passare quel paio di orette in tranquilla, serena goliardia senza creare troppi danni. Perché ricordarlo allora? Beh, perché nel bene e nel male è l'ultimo film che vede Sean Connery protagonista di una pellicola. Dopo di questo, infatti, l'attore che fu 007 diverse volte non ha più recitato in un film. Ma restiamo in casa Fox, pur cominciando a poggiare il primo piede su territorio Marvel. Stiamo per fare due limitatissime chiacchiere, infatti, sul primo supergruppo della Casa delle Idee che apparve al cinema ben prima che i Vendicatori monopolizzassero le sale. Stiamo parlando ovviamente degli X-Men. Emarginati che decidono di difendere un'umanità che li odia e li teme, i mutanti creati da Stan Lee sono protagonisti di numerosi film, alcuni dei quali dedicati al più famoso di loro, ovvero Wolverine. Ma tralasciamo la saga del solitario canadese ed addentriamoci sulla prima trilogia diretta in buona parte da Bryan Singer, il quale imbastisce un cast perfetto che impersona i protagonisti come se fossero stati strappati dalle pagine del fumetto e buttati sul grande schermo, sfruttando un'idea per nulla scontata. Ovvero, abbiamo uno dei supergruppi più vasti dell'universo fumettistico. Beh, dobbiamo decidere chi va via e chi rimane. La tecnologia dell'epoca opera una specie di selezione naturale e il budget non importante impone a Singer di fare una scelta produttiva abbastanza selettiva. Ovvero, decidere di puntare su nuove potenziali star come Hugh Jackman e Halle Berry e rispolverare due grandissimi attori britannici come Ian McKellen e Patrick Stewart. L'esperimento riuscito ed apprezzato darà vita ad un nuovo e migliore sequel con tantissimi nuovi personaggi, alcuni limitati a semplicissimi camei come Colosso, altri con un arco narrativo interamente dedicato a loro, come Nightcrawler. Ci sarà poi un terzo capitolo bistrattato da buona parte del pubblico, con Brett Ratner che sostituisce Singer alla regia e sforna un prodotto più cacciarone e frammentato, meno lineare rispetto ai precedenti capitoli, ma con tanti personaggi e altrettanta azione. Purtroppo però i suddetti personaggi non sono strutturati e caratterizzati come nei primi due capitoli. Sarebbe troppo lungo ora raccontare l'evolversi della situazione della saga degli X-Men con Matthew Vaughn alla regia di X-Men l'inizio e il ritorno di Singer per Giorni di un futuro passato e il tanto atteso Apocalypse che uscirà il prossimo anno.
Per cui passiamo direttamente all'ultimo film che, col senno di poi, resta sempre comunque in casa Marvel, o meglio, in casa Disney, visto che la compagnia di Topolino ha acquisito sia la casa delle idee che il gruppo di cui sto per parlarvi, ovvero la Pixar, la quale più di 10 anni fa propose al pubblico uno dei suoi più acclamati prodotti, ovvero Gli Incredibili, scritto e diretto da Brad Bird. La storia parla chiaro, i supereroi non possono più salvare il mondo perché con i loro superpoteri causano più danni alla società e ai civili di quanti non ne facciano effettivamente i supercattivi. Le battaglie, i salvataggi, le azioni eroiche sono tutti degli svantaggi e dei costi per la società e per lo Stato. I cosiddetti super sono quindi costretti ad una vita normale e devono appunto convivere con questa realtà. Ma Bob Parr, il padre di una famiglia di super, non ci sta. E appena ne ha l'occasione si butta a capofitto verso l'avventura. La Civil War, ben prima che la Marvel ne pensasse una, condita con quegli elementi di umanità che caratterizzano il mondo della Pixar. La crisi di mezza età di un uomo che vuole rivivere la sua giovinezza, i litigi di famiglia, i litigi di coppia, le prime cotte, i fratellini pestiferi e in ultimo l'importanza di dover proteggere a tutti i costi la propria famiglia. Con questi elementi Brad Bird propone una raccolta di tutti quei discorsi sul supereroe, sul potere e la responsabilità, sui valori umani e tutte quelle cose su cui si scervellano da anni i film sui supereroi, realizzando quello che si può definire il film definitivo sull'argomento, lasciando ovviamente a questa affermazione il tempo che trova. Questi erano brevemente i 3 film che ho scelto per questo viaggio attraverso i supergruppi, con buona pace di Fantastici 4, di Kick-Ass, degli eroi di Kick-Ass e di tutti quei supereroi e supergruppi che non ho citato ma che spero farete voi nei commenti qua sotto. Qualora non abbiate ancora visto i film di cui abbiamo parlato, vi invito a guardarli, ringraziandovi di essere arrivati fino a questo punto del video. Se vi è piaciuto, ovviamente non fatevi scrupoli, condividete e iscrivetevi anche alla nostra pagina Facebook, soprattutto, nella quale ogni settimana carichiamo buona parte dei nostri a caldo, anche se qualcuno ne trovate sempre su questo canale. E io, dopo aver finito quello che ho da dire, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova rubrica. Grazie ancora a tutti, alla prossima!